Si è parlato delle prospettive future del nostro paese al termine del conflitto in atto tra Russia e Ucraina nel convegno organizzato all'ONI dalla provincia in collaborazione con il neonato Appia Institute. È stato proprio il presidente della provincia, Fabrizio Sant'Antonio, ad illustrare le motivazioni che hanno spinto l'ente pubblico a proporre un tema di così largo respiro alla comunità locale. Non secondario il fatto che a ministro della difesa vi sia proprio un lodigiano, Lorenzo Guerini, invitato a chiudere l'assise riunita nell'auditorium Tiziano Zalli del Banco BPM, riaperto dopo 2 anni di blocco totale. Spazio anzitutto ai saluti con l'intervento di Andrea Furegato, sindaco della città, di Attilio Fontana, presidente della giunta regionale Lombarda, e di Edoardo Ginevra, responsabile locale del Banco BPM. La parola è passata poi a Francesco Sisci, l'artefice del convegno, nella sua veste di presidente di un istituto, Appia, nato da poche settimane alla sua prima prova in campo. Con l'esperto di politiche internazionali si è aperta una lunga serie di interventi che hanno spaziato dalla cooperazione internazionale alla guerra in atto tra Russia e Ucraina e dalle sue ripercussioni sugli assetti internazionali. Intervistato dal giornalista Mario De Pizzo, è stato il ministro Lorenzo Guerini a chiudere il convegno, soffermandosi sulle scelte di fondo operate dal nostro paese durante il conflitto in atto attualmente nell'Europa dell'Est. Penso che diciamo, il fondamentale della politica estera italiana, la nostra collocazione euroatlantica, siano saldamente presidiati e stati e lo saranno anche in futuro. L'Italia è convintamente un paese ancorato nella relazione euroatlantica, vede nell'orizzonte dell'Europa un proprio orizzonte. Vede nell'azione, nell'appartenenza alla NATO una scelta di fondo non in discussione, lo ha dimostrato in questi anni. Abbiamo dato un contributo fondamentale al rafforzamento della postura di deterrenza della NATO sul fianco est e sul fianco sud-est, dopo l'aggressione russa all'Ucraina. Siamo presenti in Lettonia nell'AFP con un battle group, siamo presenti. Abbiamo fatto air policing a nord in Islanda con gli F-35, l'abbiamo fatto in Romania con i nostri Eurofighter, lo faremo tra pochi giorni, tra poche settimane in Polonia. Saremo presenti con dei nostri contingenti negli strumenti che sono stati definiti dalla NATO in Ungheria. Avremo un contingente importante e saremo la nazione framework in Bulgaria con 750 unità, avremo il comando di quella missione. Anche lì non è un caso che nella individuazione del rafforzamento della postura di deterrenza e dell'attivazione di questi battle group sul fianco sud-est in Bulgaria, in Slovacchia e in Romania. I tre paesi maggiormente impegnati che hanno la leadership di quell'operazione siano l'Italia in Bulgaria, la Germania, la Slovacchia e la Francia e la Romania, cioè i tre paesi più forti, i tre paesi più impegnati a livello europeo in ambito difesa, guidano quelle regioni.